I prezzi aumentano, la spesa si fa sempre più leggera. Anche Cremona, come del resto in tutta Italia, l'inflazione torna a correre con un più 6,2% su base annua, dati record che non si registravano dal 1990. Non solo gas, luce e benzina, anche i rincari nel settore alimentare fanno sentire la loro voce, con un aumento della spesa quotidiana del 5,5% e una diretta diminuzione del potere d'acquisto. Frutta, verdura, carne, pasta e pane. I consumatori cremonesi corrono ai ripari. Sta aumentando tutto che vedo nella spesa quotidiana, oramai non riusciamo più a starci dentro con l'acquisto di tutti i prodotti. È aumentato quasi tutto, in pratica la spesa, se prima la facevi con 50 euro, adesso ce ne vogliono 70-80. In questo momento la spesa qui a Cremona penso che sia uguale per tutti, è esagerata, la roba è aumentata al massimo e le persone fanno molto ma molto più fatica a tirare la fine del mese. Si sente la differenza. E i prezzi sono veramente aumentati di tanto, specialmente nella frutta, nelle cose scatolate, è veramente difficile. Frutta e verdura costa tantissimo, la carne, la pasta, il pane stesso. Sotto i 3 euro non trovi più niente. Nel bilancio familiare a pesare in maniera considerevole anche il caro bollette e il prezzo della benzina. Io non so come la gente e le famiglie possono farcela tirare alla fine del mese. Beh, la benzina è primaria per chi si muove. Luce e gas, sì, sono aumentate anche queste. E invece non aumentano le pensioni, chiaramente. Spendevo una certa cifra, non so, mi sono ritrovata veramente 3 volte tanto, specialmente il gas, la luce, l'acqua, tutto. Però ci sono sempre quelle le spese, anche il rincaro delle bollette lo noti. Patiremo il caldo, usiamo il ventilatore, ma lei capisce che è veramente pesante.